Rientriamo in diretta, questo è Factotum, Giordano Giusti e Boris Sollazzo con voi fino alle ore 18. Come promesso vi parliamo di un bellissimo libro che vi consigliamo, che consigliamo a tutti i nostri radioascoltatori. Ne parliamo con l'autrice, parliamo di Prossima fermata Highbury e diamo il buon pomeriggio a Factotum a Gabriella Grayson. Ben arrivata, benvenuta. Oh, bene, ciao, ciao Giordano, ciao Boris, un saluto a tutti i vostri ascoltatori allora. Ciao Gabriella, ciao, una splendida firma di un'esperienza comune, traumatica quanto bella però, insomma, dedicata. Perché poi eravamo pure uno di fronte all'altro e quindi era questa la bellezza di quell'esperienza. Sì, devo dire, per me sì, tu avevi anche quella penalizzazione, cioè che il fatto che quando lavoravi ti toccava vedere me, almeno il contrario era sicuramente più piacevole. Senti Gabriella, io ormai sono diventato un fanatico dei tuoi libri, quindi non faccio testo, però la cosa che mi interessa come prima di Prossima fermata Highbury è la genesi del libro, perché l'idea è tanto semplice quanto efficace in una squadra che ha, non le ho contate, ma 20 squadre? Sì, una città che ha 22 fermate della metropolitana corrispondente a 22 stadi di calcio, e quindi io ho preso la tube inglese e niente, sono scesa in corrispondenza di tutte queste fermate e mi sono gustata, mi sono vissuta, mi sono rivista tutto quello che si vedono nelle giornate di campionato i tifosi di quella squadra. La particolarità di Londra è appunto che sono 22, noi Milano 2, Roma 2, capito? È una città incredibile, ti muovi e c'è uno stadio, e io l'ho ripercorsa in questo senso. Potevo farla per castelli, potevo farla per banche, l'ho fatta per stadi. Una geografia di la città che una città che ha una geografia di stadi così estesa, sì. Tu ne hai girate diverse, hai scritto tanto di sport, cambia anche il tessuto sociale, perché noi troviamo sì la multiculturalità di Londra dentro il tuo libro e sì tante diversità, ma dall'aria proprio di una città speciale anche per questa caratteristica, per avere tanti... Sì, no, ma infatti hai ragione proprio tu, Giordano, cioè il tessuto sociale che caratterizza ogni piccolo quartiere con il suo stadio è diverso, e quindi rivivere Londra attraverso ogni stadio è come capire la multiculturalità di questa città e entrare nel fervore crescente che c'è ogni domenica. Insomma, il ritrovo di un campo di calcio è soltanto un pretesto per poi parlare d'altro, perché il calcio deve servire a questo. Gli inglesi lo sanno bene, se ne fregano del martedì e del giovedì quando non ci sono partite, a loro interessa soltanto la partita e ritrovarsi allo stadio per bere prima nei bar, che sono bellissimi, e dopo. E quello che ho fatto è niente, raccontare questa Londra. Ho incontrato personaggi reali come Tommasi, come Zola, come Vialli, ma anche il magazziniere di Wembley o il pendolare romagnolo che va a vedere West Ham, oppure anche personaggi inventati che viaggiavo con la fantasia e con la testa dove mi portava io arrivavo. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che adesso ha la prefazione di Desmond Morris, e quindi per me e anche per voi che siete degli attenti osservatori della storia del calcio è stato un riferimento irrinunciabile quando ero piccola. Insomma, la tribù del calcio negli anni Ottanta ha segnato un percorso, ha segnato un solco dal quale bisognava decidere da che parte stiamo. Stiamo con Desmond Morris o no? Capiamo il calcio in maniera seria, in maniera scientifica, oppure così lo guardiamo attraverso i talk stupidi della televisione? Sì, è stato un bivio. Io ho fatto quella scelta, insomma. Chiaro, è stato un bivio antropologico quello di Morris. Madonna, sì. A questo punto citiamo, Gabriella, anche la postfazione di Gianni Mura, un altro che insomma un po' ne sa di queste cose. Uno dei piccolo circolo pickwick del calcio, esattamente, diciamo. È vero. Esattamente. Forse il maggior pregio di Prossima fermata Highbury, Gabriella, è il riuscire a immergersi in questo giro che fai per Londra e poi comunque fare dei riferimenti precisi a storie del nostro calcio, anche a partite che uno magari può aver dimenticato. Io però, per esempio, nel paragrafo sull'Arsenal mi sono chiaramente soffermato su una partita che la Roma fa contro l'Arsenal e di un gol che si divora Montella praticamente fatto. Leggendo le pagine mi sono ricordato precisamente quella serata e l'arrabbiatura al termine del match. Quindi è anche un modo appunto per poi riallacciarsi alle storie del nostro calcio, anche alle piccolissime storie che magari si rischia di dimenticare, magari certe volte ti imponi di dimenticare, come questo
questa trasferta della, della Roma a Londra. Bello, no, è vero, sì, sì. Ma sai che in tanti, io chiedo ogni tanto, ma qual è il racconto che a chi, i pochi che lo leggono, qual è il racconto che vi piace di più? E tutti mi dicono quello, incredibile. È una partita che nessuno ricordava e che... che modo... Nonostante non sia un ricordo così esatto. Chissà come mi è venuto in mente di raccontare proprio quella che perché abiti a Roma, Gabriella. E sono milanese a Roma e quindi guardo la realtà in maniera diversa, perché io mi stupisco ancora, eppure sono 8 anni che sono a Roma e mi stupisco ancora quando sento un certo intercalare, quando raddoppiano le B per dire il mio nome, insomma, è tutto uno stupore. E anche quella partita lo è stata. Senti, è affascinante la fermata Chelsea, no? Adesso potremmo cominciare a fare un lungo discorso su che cosa significa il Chelsea, soprattutto dopo l'arrivo di Abramovic, e di come addirittura quel proprietario abbia cambiato la conformazione del quartiere, quindi addirittura il calcio è intervenuto all'interno del mondo circostante. Però tu, insomma, la lente che utilizzi è quella affascinantissima di Gianluca Vialli. Vialli. Sì, accidenti, perché a lui hanno dedicato proprio nel quartiere gli spaghetti alla Vialli, no? E quindi per lui è importante quella zona, quel quartiere, perché proprio la vive tranquillamente. Lui non vive in Italia, vive a Londra, e quindi ha a cuore il quartiere dove c'è Stamford Bridge, insomma. Sì, come dici tu, i magnati stanno mangiando anche il calcio inglese e ricostruiscono stadi, e per esempio quello del West Ham sarà è l'ultimo nell'elenco che dal mio racconto dovrà essere tolto in un eventuale prossimo racconto, perché adesso vediamo cosa succederà con la creazione del nuovo stadio, e forse l'anima dei tifosi cambierà, perché cavolo, quando escono questi stadi mastodontici e non più all'inglese come piacciono a me, poi succede sempre qualcosa che però magari porta bene alla squadra. Però comunque il racconto che piace a me è un altro, è quello che viene da dentro, da quelli che vanno allo stadio per parlare d'altro, insomma. Senti, su Vialli c'è anche l'aspetto affascinante che forse è l'elemento di sintesi del libro, perché tu sei italiana, parli di Londra, parli di questa realtà, e lui racconta come appunto non debba avere guardie del corpo, dice che conosce tutto, sì, di quel quartiere. Insomma, è davvero uno che Londra se l'è proiettata dentro, un po' come hai fatto, sì, tu con Prossima Fermata. È vero, è stato utilissimo il suo racconto, è stato un caronte, mi ha accompagnato in questo percorso, proprio in quel quartiere. Ma esattamente come dici tu, mentre in Italia si muove con molto, cioè la gente lo ferma, insomma, per autografi eccetera, a Londra no, è comunissimo anche incontrarlo e prendere la metropolitana con lui, o con anche come ho raccontato con Zola, o i tempi quando c'era Tommasi. Insomma, per loro è una vita molto più facile a Londra, perché non c'è l'accanimento che abbiamo noi. Gabriella, tu nel libro, come dicevamo, riporti poi molte cose anche all'Italia. Facevamo riferimento alla partita della Roma contro l'Arsenal, a figure come Gianluca Vialli, e spesso e volentieri, anzi direi da sempre, si parla di questo benedetto modello inglese, di riuscire a esportarlo in Italia. Secondo te quali sono le cose del calcio inglese che andrebbero portate in Italia, e quali invece quelle di cui spesso ci riempiamo la bocca e che poi invece non hanno attinenza con la realtà? Beh, insomma, adesso la sicurezza negli stadi inglesi è sotto gli occhi di tutti, insomma c'è molta più attenzione, le persone vengono prese, individuate con 18 telecamere che li puntano se fanno qualcosa. Insomma, la sicurezza negli stadi inglesi è molto alta. A me piacciono comunque i piccoli gioiellini, quindi quando io sono andata l'altro giorno a vedere Sampdoria-Fiorentina a Marassi, mi sembrava in qualche modo uno stadio inglese Marassi, e tu mi parli di esportazione dall'Inghilterra all'Italia, penso ai piccoli ritrovi che sono comunque dei piccoli gioiellini, e mi viene in mente Marassi. Però è chiaro che uno stadio come quello della Juventus è quello più funzionale, ed è quello che ricorda lo stadio dell'Arsenal, piuttosto che delle altre grandi squadre inglesi, che sono quelle a cui bisogna ambire, perché sennò non usciamo più, dobbiamo, sì, insomma, crescere. Io non so, voi avete la stessa idea? Quali sono gli stadi che preferite? Io Marassi, anche per una questione, sì, di gemellaggio con il Napoli. Tra, sì, l'altro tu dici, appunto, parli di Marassi,
Marassi non è un caso che ha diciamo è l'anima e viceversa di una squadra come il Genoa, che porta ancora cricket nella sua dicitura, che è stata fondata dagli inglesi, ma che in più fa cantare ai suoi tifosi all'inizio della partita il Never Walk Alone. Quindi bellissimo, emozionante, è vero. E quindi questo effettivamente fa capire che quell'anima è un'anima pulita, è quella di Febbre a 90 gradi. E in questo senso, ecco, come sai, amo tantissimo, tra le altre cose, la Grayson scrittrice, e mi chiedo se quando ti porti a raccontare queste storie, che può essere appunto Prossima fermata, ma penso anche alle giacche degli allenatori e altri libri che hai scritto, hai un riferimento che può essere Holmby o qualcun altro, oppure cerchi appunto... Sì, tantissimo, certo, Nick Corby è il mio riferimento indiscusso, perché Febbre 90 è anche quello, è un tracciato indelebile nel mio percorso, perché racconta il tifoso nella sua umanità e poi gli dà attenzione, insomma, alle sue fisse, ai suoi ritorni settimanali dell'infanzia, come diceva Javier Marías. Per me sono questi i riferimenti, Jorge Valdano nella scrittura, il grande pensatore, e tutti quelli che hanno raccontato il calcio come metafora, perché insomma il calcio è l'unico sport che arriva a chiunque, al ragazzo sperduto in Africa o al grande dirigente di banca statunitense. Arriva il calcio come messaggio e come qualsiasi altra forma di diffusione di valori, eccetera, se uno vuole. Infatti il prossimo libro che esce è tra pochi giorni, lo presenterò alla... Allora lo presenterai anche qui in studio, allora ci strappi questa promessa, Gabriella. E come si chiama? Si chiama La guerra del pallone, è un chiaro riferimento al libro di Kapuscinski, alla prima guerra del football. Lo presento all'Eura Più Libri e Più Liberi, il salone del libro di Roma, il 5 dicembre a mezzogiorno, sabato. Venite? Noi saremo là perché non abbiamo la trasmissione, quindi siamo a posto, insomma. È vero, poi insomma ci fa piacere, Gabriele, appunto per il modo di raccontare il calcio. Io per esempio suggerisco ai tifosi romanisti Essere Bruno Conti, che è un altro libro di Gabriella che consiglio. E poi ho scoperto questa mattina, appunto preparando l'intervista, che con gli Actual, quindi Leonardo Bocci e Lorenzo Di Bella, che abbiamo ospitato qui, hai realizzato un bellissimo cortometraggio, Il calcio, la Palestina e me, è su YouTube, quindi potete vedervelo, sono 5 minuti scarsi, sono dei ragazzi, insomma, bravo, lo sai, molto, molto bravi, e questo corto rende onore a te. Già con tantissime visualizzazioni, perché parliamo di 55.000 e più visualizzazioni, quindi insomma... È vero, in pochissimo tempo. Infatti il libro La guerra del pallone nasce proprio da quel reportage che ho fatto nei territori palestinesi, per raccontare il calcio come luogo dove è possibile ancora sognare. E sono andata a Hebron, sono stata in tanti posti della Cisgiordania, ma anche a Tel Aviv, Gerusalemme, eccetera, e ho raccontato il calcio come lo vivono loro. E per quello che nel titolo c'è riferimento a Kapuscinski, lui invece era stato in Africa, in Sud America, e quindi stiamo facendo un po' tutti il giro del mondo. Voi chi prendete? L'Australia, allora, la Cina? io sempre la Kamchatka, sempre. Okay. Tra l'altro Gabriele, fammi dire che il corto ha vinto anche il primo premio Overtime Festival di Macerata, che non è proprio una sciocchezza. Sì, è vero. Bello, e poi anche un premio. Se ne dimentica. Esatto, è vero. Avete ragione voi. Gabriella, noi ti ringraziamo tanto. A questo punto ti aspettiamo dopo il 5 dicembre per venire a parlarne con voi. Bravissima. Lì in studio, ricordiamo, la casa editrice Hercules Books, che tra l'altro lo pubblicherà anche per la lingua inglese, e il prezzo, perché siamo vicino a Natale ed è giusto dirlo, è molto economico, 12 euro, quindi è il classico libro con cui fate bella figura e non spendete troppo. È vero, e poi c'è anche lo sconto adesso, quindi 10 euro prossima fermata Ivory. Perfetto, se fate una fermata in più di metropolitana anche 9, non c'è esattamente il 5 dicembre all'Eur ci sarà la presentazione della guerra nel pallone, ma se portate prossima fermata Highbury, sicuramente Gabriella ve lo firmerò lo stesso. Mi dà in cambio quello nuovo. No, ve lo firmerà lo stesso, quelli si tengono sempre, i libri sono preziosi. Io ti auguro ogni bene, grazie per essere anche stata a voi, con noi. Grazie cari. Soprattutto di lavorare prossimamente con un dirimpettaio più grazioso di me. Ciao Gabriella. Grazie mille. Ciao, grazie mille. Gabriella Grayson, prossima fermata Highbury, edito da Hercules Book.